Bene, eccoci di nuovo online dopo questa pausa. Ci siamo riposati un attimino e adesso ripartiamo immediatamente con la seconda parte della giornata One degli Odoo Days Italia con un video interessante sulla gestione del conto lavoro in maniera efficiente da parte di Andrea Piovesana e Ruben Tonetto. Buona visione. Ciao a tutti, sono Andrea Piovesana e qui presento insieme a Ruben Tonetto la gestione del conto lavoro. Il titolo è In modo efficiente e flessibile. Il vero sottotitolo è Da work order, cioè da ordini di lavoro. Dunque, cerchiamo di capire un po' il tema. Il tema del conto lavoro è una delle aree più complesse. Cos'è il conto lavoro, cioè il subcontracting in inglese? È un ordine di lavoro eseguito da un fornitore, da un partner, quindi un work order eseguito da un partner. Volevo sottolineare questo punto perché è fondamentale. Il conto lavoro non è una distinta base, è una fase di lavoro che io faccio fare a qualcun altro. Io posso avere una o più fasi di lavoro, un ordine di produzione, e posso avere che alcune fasi le faccio sempre dentro, sempre fuori, a volte dentro, a volte fuori, in base a n condizioni. Questo dipende un po' da che tipo di attività devo eseguire. Perché il punto è perché io compro una lavorazione? I motivi possono essere molteplici. Primo tra tutti è che non ho la macchina che riesca a fare una certa lavorazione. Questo quindi, se non ho la macchina, farò sempre in conto lavoro. Non è detto che io faccia però sempre da stesso fornitore, potrei fare da un fornitore o da un altro. Altro motivo è che non ho sufficiente capacità, ovvero il lavoro mi richiede delle macchine che attualmente non ho e ho bisogno di spostare il lavoro all'esterno per riuscire a soddisfare la richiesta dei clienti. Un altro tema è che non ho la capacità in alcuni periodi dell'anno, cioè ho un ciclo di stagionalità e quindi in alcuni periodi dell'anno io non sono in grado di soddisfare i bisogni, quindi siccome magari sono stretti o brevi periodi dell'anno, io cerco di portare all'esterno solo quel periodo dove ho tante lavorazioni, magari di quello specifico tipo. Altro motivo è che a volte, a livello di costi, a volte mi costa meno far fare che fare, o viceversa. Quindi di volta in volta valuto quanto mi costa, quanto offre il mio fornitore, il mio terzista per una certa lavorazione. L'altro motivo che non è da sottovalutare, che in molte realtà si pratica, è di fare una partnership con dei terzisti, con dei fornitori e dire tu fammi queste lavorazioni, specializza e ottimizza il flusso, tutto quello che tu riesci a migliorare nella lavorazione, che io magari non ci riesco, è un tuo guadagno e quindi è una forma di miglioramento continuo del sistema, delegando qualcuno che può seguire solo le mie lavorazioni, anche le mie e di altri. Questi diversi tipi di esigenze hanno bisogno di funzionalità diverse per operare con conto lavoro. Nella produzione io assegno il partner che esegue l'operazione, quindi dico che la faccio esternamente solitamente e che la fa di solito il partner 1. Nell'ordine di lavoro decido poi se faccio internamente o esternamente da quale partner. Quindi io nelle operazioni della distinta base del routing assegno chi è il fornitore e se l'operazione di solito è esterna. Nell'ordine di lavoro posso modificarle in modo massivo con programmi che vi farò vedere dopo, in modo da poter essere flessibile fino all'ultimo secondo, quindi ho già creato gli ordini di produzione, ho già creato gli ordini di lavoro, all'ultimo decido che invece di fare dentro faccio fuori o viceversa, oppure da un fornitore lo sposto un altro anche parzialmente. Posso poi generare quindi un ordine di conto lavoro che è un tipo ordine e poi confermo e genero i trasferimenti necessari. Confermo questo ordine di conto lavoro, dove le righe sono righe di servizio, quindi non fanno movimentazione, ma sono associate
ha degli ordini di produzione dei quali li ho generati. Io posso avere quindi un'operazione, o più di una, che faccio in conto lavoro, invio il materiale grezzo e ricevo il materiale lavorato. Questo è il caso più semplice dove io faccio, non so, ho un tubo di ferro grezzo e lo mando a verniciare bianco all'esterno. Quindi io ricevo il materiale verniciato. Questo è un classico caso di punto lavoro, di operazioni. In termini di montaggio vuol dire che il mio terzista assembla, cioè io invio i componenti, uno o più, e mando questi componenti al mio terzista perché li assembli e ricevo l'assieme risultante. Alcune componenti possono essere gestite a scorta, nel senso che di solito impegno tutto il materiale, però una parte, ad esempio gli imballaggi tipicamente o cose simili, le mando a scorta. Dunque, Odoo, nella versione 13 è uscito con l'MRP Subcontracting, che è un modulo per gestire il controlavoro. Dove io imposto che la distinta base è di controlavoro, quindi imposto che è sempre di controlavoro, devo farlo a livello di distinta base, devo assegnarci partner e l'app è abbastanza complessa. Questa che vedete nel link è un porting fatto da OCA, un backporting dalla 13 alla 12. Quella che noi invece proponiamo oggi è il controlavoro da ordine di lavoro, cioè subcontracting by work order. Ordini di lavoro posso farlo o no in conto lavoro. Con Wizard modifico in massa i cicli perché posso modificarli in maniera così abbastanza rapida. Con un altro Wizard posso modificare gli ordini di lavoro e variare il fatto che faccio dentro, fuori e viceversa. Crea un preventivo d'acquisto per 1 o n ordini di lavoro, quindi posso fare un ordine anche di 100 righe. Escludo di intervenire a livello di distinta base, quindi. L'app è molto semplice e come potrete vedere possiamo darvi il link di questo tipo di attività, insomma, che viene sviluppato, che è su GitHub. Allora, come faccio ad attivare? Allora, cosa iniziare? Che terzista devo associare un'ubicazione interna di magazzino, che è sostanzialmente il magazzino del mio grezzo presso il terzista. Ad ogni fase, ad ogni operazione del routing, devo inserire tre informazioni. Sul conto di lavoro preferenziale, che è un campo booleano che è vero o falso, il fornitore preferenziale, che non è obbligatorio, comunque, e il prodotto di servizio, cioè devo codificare tutte le fasi per ogni articolo che faccio esternamente in modo da associarci poi un prezzo di acquisto. Le tre informazioni vengono poi trasferite dal routing agli ordini di lavoro e sono modificabili con Wizard. Dal punto di vista operativo, cosa devo fare? Allora, prima di tutto pianifico gli ordini di produzione e creo gli ordini di lavoro di 1N, 100.000 ordini di lavoro. Se serve, modifico gli ordini di lavoro per variare la produzione interna e esterna oppure con quale fornitore. Il terzo step è che dalla selezione degli ordini di lavoro crea un nuovo ordine di acquisto oppure accoda un ordine esistente. Quindi io seleziono o in un colpo solo oppure in aggiunta posso accodare a un ordine di acquisto vari altri ordini di lavoro. Confermo l'ordine e questo mi crea in automatico dei trasferimenti di cosa io devo mandare al terzista. Quindi creo i movimenti verso l'ubicazione del terzista per i componenti che devo inviare. Quando io valido il trasferimento verso il terzista, questo fa due operazioni. Cambia l'ubicazione del terzista dei componenti, che prima erano magari nel mio magazzino locale, e li sposta presso il terzista. E crea le movimentazioni. Da questo trasferimento posso fare il DDT di invio del materiale. Quando il terzista, beh, piccola nota, questo invio del materiale posso farlo totale oppure parziale, quindi fare anche più DDT che inviano nelle varie righe.
Quando mi arrivano i prodotti lavorati dal terzista, io prelevo i componenti dell'ubicazione del terzista e verso i prodotti lavorati da ordine di lavoro. E in questo modo evado all'ordine di controlavoro, cioè quindi tutte le righe di servizio che io ho fatto al mio terzista. Una volta che io ho evaso l'ordine, posso fare la fattura fornitore per le lavorazioni eseguite, come faccio con qualunque ordine di acquisto. Ecco qui alcune visualizzazioni dei wizard dove io seleziono, posso raggruppare per esempio il lavoro, filtrare, assegnare a una serie di codici, con un wizard assegnare qual è la produzione di controlavoro, chi è il terzista. Nella fase di controlavoro ho questi tre campi in più, quindi che è se produco in controlavoro, se è un codice di servizio di controlavoro e chi è il terzista che la esegue. Quindi io a questo punto assegno gli ordini di lavoro in controlavoro, ovvero delle righe che ho selezionato, ciascuna con la sua quantità, indico la destinazione, il partner, la locazione automatica che sto facendo. A questo punto viene creato l'ordine. Adesso serve una demo, qui possiamo dedicare il tempo per capire nello specifico le varie attività. Ok, quindi qui per concludere ci sono alcune cose da fare, alcuni test, ad esempio da fare la stampa dell'ordine di controlavoro con il taglio dei materiali, una cosa che dobbiamo fare, ma è una cosa molto semplice. La gestione dei costi è già stata fatta, però bisogna metterla come modulo nella libreria, e il materiale a scorta per il terzista è una cosa da gestire perché il sistema in automatico manda tutto. Io potrei fare un'analisi in modo da mandare solo quello che effettivamente manca per il materiale che mando a scorta. Ciao a tutti, mi chiamo Ruben Tonetto e con questo video ho il piacere di presentarvi il funzionamento del modulo MRP Work Order Subcontracting per la gestione del controlavoro in Odoo che ho realizzato in collaborazione con Andrea Piovesana. Come anticipato da Andrea, la gestione che noi proponiamo prevede la possibilità di configurare il prodotto per il controlavoro prima della pianificazione della produzione, in modo da avere un'impostazione corretta della produzione già alla partenza, ma senza tralasciare la possibilità di intervenire dopo che gli ordini di produzione sono già stati emessi. Per questo, illustrerò le tre situazioni tipiche che si possono verificare quando la produzione è già stata avviata, ovvero quando gli ordini di produzione sono già stati emessi. Primo caso. Mando in conto lavoro materiale esattamente come avevo previsto inizialmente. Questo esempio è illustrato con del materiale verniciato. Secondo caso, decido di eseguire interamente una lavorazione che invece prevedevo facesse il terzista. Anche questo caso è illustrato con del materiale verniciato. Terzo caso, decido di mandare in conto lavoro materiale che avevo previsto di lavorare internamente. E in questo caso invece è illustrato con un assemblaggio di una cornice. Cominciamo con le impostazioni. Ci assicuriamo di essere in modalità sviluppatore attiva. Entriamo negli acquisti, nei fornitori e impostiamo l'ubicazione al nostro terzista di riferimento per questo video che è ReadyMat. Entriamo nell'anagrafica. Ecco, qui deve essere impostata l'ubicazione dove la merce, il materiale grezzo, verrà collocata. Noi possiamo configurare un'ubicazione valida per tutti i terzisti oppure possiamo scegliere di creare un'ubicazione per ogni terzista. Se entriamo dentro qui, verifichiamo e vediamo com'è impostata. L'altra configurazione da fare riguarda i prodotti, qui è molto importante. Ci sono già dei prodotti demo. E questi sono i prodotti. Abbiamo del materiale verniciato, abbiamo che sono dei tubi colorati, rosso e nero, il RAL 9003 che è un rosso e il RAL 9005 che è un nero. Abbiamo il materiale grezzo che è il materiale che il nostro terzista riceverà e ci ritornerà colorato. E abbiamo quest'ultimo caso che è il caso numero 3 di una cornice e questo invece riguarda l'assemblato. Ci sono poi altri quattro prodotti che sono i prodotti di servizio che servono, sono necessari per gestire il prezzo della lavorazione esterna e questi prodotti sono associati alla fase. Ma vediamo nel dettaglio un prodotto che
è configurato come MTO su produzione, ha una distinta base con il materiale grezzo, ha un ciclo con una fase e qui ci sono le tre informazioni aggiunte dal modulo. Un flag che indica che questa fase di lavorazione esterna, il prodotto di conto lavoro che vedremo tra poco, che è un prodotto di tipo servizio, e il terzista di riferimento, il terzista preferito. Entriamo nel prodotto di servizio e vediamo che è associato a ReadyMat ad un prezzo di 3,50 euro. Tutte le distinte basi sono così configurate. Mentre la cornice è una lavorazione di saldatura interna e non ha le informazioni associate ed è formato dai due tubi. Ora vediamo il funzionamento, entriamo nel vivo, andiamo nella produzione, andiamo negli ordini di produzione e decidiamo di rilasciare la produzione, quindi pianificare gli ordini di produzione di verniciatura. Azione e rilascio gli ordini. Ora vado negli ordini di lavoro e qui vedo che sono stati emessi degli ordini di lavoro. Il modulo consiste in tre menu a tendina. Due menu a tendina sono qui presenti e sono questi due qui. Questo permette di aggiornare massivamente le informazioni. Posso ad esempio dire con questo flag che non è un materiale di conto lavoro e posso anche assegnare un terzista diverso. Quindi posso dire che il terzista è Gemini, è conto lavoro, ok, e mi viene trasformato, mi viene spostato il fornitore. Rimetto come era prima, metto che è ReadyMat ed è di conto lavoro. Nell'anagrafica prodotto, la grafica cicli, vedo che ho lo stesso menu a tendina che fa esattamente la stessa cosa solo per l'anagrafica. Ritorniamo nell'operazione di lavoro e qui posso con quest'ultimo pulsante avviare il conto lavoro. Quindi quando lo clicco ho due possibilità, creo un ordine di conto lavoro e scelgo il terzista, che viene assegnato in automatico in base alla prima selezione effettuata, oppure posso accodare un ordine esistente. Io scelgo il primo caso, confermo e mi trovo che Odoo mi manda all'interno dell'ordine di acquisto e con le due righe assegnate. Torno negli ordini di lavoro, qui posso aggiungere altre righe, per cui scelgo filtro. Anche questi due filtri sono aggiunti dal modulo, escludo quindi le righe già segnate e posso aggiungerne un ulteriore, quindi tolgo il flag, scelgo l'ordine e mi viene aggiunta. Posso anche disabilitare il filtro, aggiungere tutto insieme e se erroneamente seleziono una fase già selezionata, Odoo mi avvisa e queste vengono ignorate. Per cui tolgo il flag e aggiungo anche il resto e queste righe di 13, 4 eccetera eccetera vengono aggiunte. Supponiamo che all'ultimo istante decido di fare internamente tre pezzi per cui, che mi serviranno per il caso numero 2, per cui tolgo il prodotto e salvo. Ok, quindi se torno negli ordini di conto lavoro trovo che questo non è assegnato e sarà l'unico. Ok, entro nell'ordine di fornitore e a questo punto decido di confermarlo. Viene generato un picking, entro nel picking e questo è importante perché qui quando valido questo picking due operazioni verranno svolte. Verrà trasferita la giacenza di pari importo degli impegni di produzione, questi sono movimenti di trasferimento di pari importo degli impegni di produzione. Materiale, altrimenti non posso procedere. Avvio l'inventario, aggiungo i pezzi aggiungo anche qui altri 1000 pezzi, così posso controllare la disponibilità e validare il picking. Ecco che materiale è effettivamente adesso spostato nel magazzino del terzista. Ora posso decidere di ricevere materiale. Ricevo il materiale anche con dei parziali, quindi posso mettere 5 pezzi o 4 pezzi. E qui 4 pezzi, qui un totale. Confermo,
trovo che le quantità sono state assegnate, un picking di ricezione è stato eseguito e la cosa importante è che se io entro nell'ordine di produzione, anche queste voci sono state aggiunte dal modulo, l'ordine di produzione, vedo che entro nell'ordine di produzione, vedo che è stato spaccato in due, vedo che il materiale è stato versato e se entro invece in quello completato mi fa vedere che addirittura è chiuso e anche le fasi di lavoro sono chiuse perché il quantitativo è stato raggiunto. Ora posso ricevere il conto lavoro, posso decidere di ricevere totalmente attraverso questo pulsante che mi riempie la quantità, mi facilita il lavoro, avvio, confermo e la seconda ricezione è stata eseguita. Ora passiamo al caso numero 2. Caso numero 2 che è questo, qui semplicemente decido di eseguire internamente questa produzione come un normale, una normale fase di lavoro, benché siano assegnate le informazioni del terzista, ma non mi cambia, per cui completo il lavoro e basta, è semplicemente completato. Posso entrare nell'ordine di produzione, visto che la fase è completata, marco come completato anche l'ordine di produzione. L'altro caso, quello della cornice, è questo. Lì là creo gli ordini di lavoro, entro nell'ordine di lavoro e vedo che le informazioni non ci sono. In questo caso le devo creare, per cui vado nell'anagrafica prodotti, prendo un prodotto di servizio già esistente, lo duplico, decido di chiamarlo col suo nome giusto, 100 è la sequenza assegnata alla fase, è una convenzione, salvo, entro in acquisto e ci aggiungo le informazioni, la variante, il terzista e ci aggiungo un prezzo di 7,50 ad esempio. Salva e chiudi, salva. Possiamo andare negli ordini di lavoro e modificare e aggiungere le informazioni. Eccolo qui, è terzista ReadyMat. Salva. Ora possiamo creare un nuovo ordine di conto lavoro, quindi creo un nuovo ordine di conto lavoro e qui vedo che posso confermarlo, 10 pezzi 7,50 €, confermo l'ordine. Al terzista trovo che il materiale inviato sono 20 tubi da 1 metro e 20 tubi da 1,5 metri. Ora posso iniziare a ricevere il materiale, devo validare il picking prima, controllo disponibilità, valida il picking, ok. Ricevo il materiale e posso ricevere un parziale, confermo, e entro nell'ordine di produzione e qui vedo appunto che il prelievo è parziale ed è stato versato, visto che è l'ultima fase, 4 pezzi di prodotto finito. Posso completare il lavoro, ecco, ho ricevuto tutto il materiale e posso verificare che il mio ordine di produzione è stato saldato con le fasi di lavoro. Ecco, è tutto, grazie per l'ascolto, arrivederci. Adesso a questo punto serviranno le domande e risposte al termine della demo. Bene, eccoci qui, ciao ragazzi, vedo solo Ruben, Andrea non lo vedo. Allora, intanto grazie per il lavoro che avete fatto. Insomma, Andrea Piovesana lavora per l'industria italiana da quasi 30 anni, insomma, ha un bel background e ha sposato un po' l'obiettivo dell'associazione, che è quello di promuovere Odoo nel territorio italiano. Allora, vediamo un po'. Ci sono una serie di domande. Mi sentite intanto? Sono io che non sento voi, però. Dobbiamo ripristinare l'audio. Sì, sì. Mi senti adesso? Grande, grande, grande. Allora, ragazzi, mi chiedono se in qualche modo si collega al backporting del modulo subcontracting in OCA e se no, se non si collega, lo sostituisce o l'estende e se pensate di proporlo in OCA. Noi abbiamo fatto questo perché riteniamo che quello OCA sia un po' complicato con le roots e con tutta una serie di sistemi un po' poco flessibili, diciamo. Noi abbiamo fatto questo sull'esperienza di 10-20 anni di gestione di
grossi volumi di ordini di controlavoro con l'obiettivo di fare un qualcosa di semplice e flessibile. Spero che da dimostrazione che abbiamo fatto si sia capito che si può fare in maniera molto semplice, portare all'interno e all'esterno le attività. L'altra cosa che volevo sottolineare è che su OCA sì, mi piacerebbe diventasse un modulo OCA, però abbiamo bisogno dell'aiuto, specie di qualcuno che è più pratico nel portare... Certo, quindi questa è l'occasione giusta per chiedere un contributo. La volontà c'è tutta, noi abbiamo messo anche il link sulle slide del repository di Ruben, dove è stato sviluppato questo modulo, quindi c'è tutta la volontà per portarlo anche su OCA. Noi riteniamo che questa sia la strada giusta per gestire il conto lavoro. Quella standard è una sovrastruttura nella gran parte inutile. Perché il concetto di fondo è che il conto lavoro, nella prima slide che ho messo, è un ordine di lavoro, cioè un work order, che io faccio fare da un terzista. E abbiamo aggiunto queste due o tre informazioni sulla riga del work order e in base a questo creiamo l'ordine. L'ordine che è un ordine di acquisto, attivando un modulo OCA che si chiama Purchase Order Type, cioè attivare la possibilità di avere più tipologie di ordine. Abbiamo fatto questo nuovo tipo ordine che è sul contracting, dove io aggiungo delle informazioni, aggiungo oltre al codice di servizio, aggiungo qual è l'ordine di produzione da cui è nato, qual è il fornitore che dovrebbe farlo, e quindi in base a queste informazioni diventa molto semplice poi a seguire il flusso. Diciamo ci abbiamo lavorato molto e abbiamo cercato di semplificarlo al massimo, siamo partiti con una prospettiva, poi magari Ruben ti racconterà meglio i dettagli tecnici, diciamo. Ma è stato un lavoro abbastanza impegnativo per ottenere la semplicità che noi volevamo. Immagino. Intanto ci chiedono se voi potete incollare il link del repository anche in chat, poi magari lo condividete sui nostri canali Telegram. Certamente. La domanda, io ho visto nel video, insomma, il link dove c'è maschera di aggiornamento, però non ho compreso, insomma, se è una content fatto con le view di Odoo, oppure è un frontend custom che viene dato poi operatori? No, è tutto standard, ci sono dei wizard, il resto è tutto totalmente standard. Volevo darvi una nota che secondo me è importante. Rispetto all'MRP subcontracting, il modulo che abbiamo fatto noi, il modulo del backporting alla 12 a 606 righe di Python, noi ne abbiamo 373, mentre l'XML, quello diciamo standard di Odoo col backporting, sono 176 e il nostro ne ha 633, quindi abbiamo dato molta più importanza all'interazione, all'interfaccia grafica e il codice è praticamente la metà certo. Di quello di Odoo. Una domanda su cui hai già dato una risposta in chat, la ripeto. Le operazioni di assegnazione di conto lavoro possono essere fatte anche quando l'ordine di produzione è avviato? Sì, direi che però magari lascio parlare anche Ruben. Allora, diciamo che come si vedeva nella dimostrazione, noi il work order l'abbiamo attivato, abbiamo fatto l'inizio della lavorazione, eccetera, con qualsiasi work order. Mentre se è un conto lavoro, io copio l'informazione per creare un ordine di acquisto di subcontratti. Quindi di fatto io potrei o duplicare la fase, cosa che abbiamo già fatto in alcune installazioni, cioè che io prendo una fase che prevedevo ad esempio di fare in una macchina e decido che metà la faccio in una macchina e metà la faccio in un'altra. Io questo tipo di operatività sulle fasi di lavoro l'abbiamo già fatta. Se invece di farla in un'altra macchina interna all'azienda decido che quella macchina è di un terzista, io posso fare esattamente la stessa cosa. Quindi devo aggiungere rispetto a questo modulo una minima operatività per duplicare la fase e suddividere i tempi e le quantità. Perché se io faccio una parte in un modo e una parte in un'altra, devo decidere la quota parte che devo fare interna e quella esterna. Però il sistema lo può fare in maniera molto molto semplice. Chiaro, e diciamo che mi hai anche risposto all'ultima domanda che volevo farvi, che se su 100 pezzi li ho prodotti in casa e non ho necessità di produrre altri 50,
conto lavorazione, se posso farlo, io da punti da gestione. Dovrei aggiungere appunto un wizard in più che faccia prima la suddivisione della fase o la duplica della fase con la suddivisione delle qualità e dei tempi, e poi su questa fase duplicata assegnare il terzista in sostanza. Bene, diciamo che ci saranno tempi e modi per poter contribuire tutti a completarlo e metterlo a disposizione. Certo, beh, vi lascio fare due parole anche a Ruben, che lui ha fatto un importante lavoro, perché quello che noi volevamo fare, la movimentazione ad esempio, fosse degli ordini di produzione, visto che nasce da lì. Ecco, se vuoi... Ciao a tutti. Ciao, ciao Ruben. Ciao. Allora, quindi in pratica tu sei il cervello dell'operazione, Andrea il cuore. Ma io ho sviluppato, sì, partendo quest'estate ho iniziato a fare questo modulo qui, poi abbiamo unito le forze e abbiamo completato insieme. E sì, quello che era necessario fare era appunto essere liberi, cioè lasciare il lancio di produzione così com'è, cioè non modificarlo, perché contro lavoro, almeno per esperienza anche in azienda, non, può prendere una strada come non prenderla, per cui non posso non può intaccare il lancio di produzione. Questo era tutto quanto verticalizzava su questo, sostanzialmente. Chiaro, diciamo, in buona sostanza lasciamo il flusso di produzione così sì, com'è, e interveniamo di controllo. Va bene, io esatto, vi faccio i complimenti per il lavoro fatto, per il video che abbiamo appena visto, e quindi aspettiamo poi i vostri feedback in chat relativamente alle vostre. E a questo punto vi saluto, ragazzi, andiamo con il prossimo video che abbiamo. Ecco qua, Gennaro Luigi, che ci parlerà di Docker e Kubernetes.